Salve a tutti. Quello che ha raccontato Graziano è soltanto l'ultimo episodio di quello che purtroppo da 9 anni a sta parte io sono costretto a subire, colpa solo di essere un imprenditore e fare il mio lavoro. È cominciato con un sequestro dentro casa con la mia famiglia, i miei figli erano ancora piccoli 9 anni fa e non lo auguro a un cane. Essere picchiato e essere umiliato davanti alla tua famiglia, tu inerme, sotto le ossa che sentivi scricchiolare, perché di questo si trattava, perché mi hanno rotto dappertutto, non poter reagire. 3 settimane prima ero riuscito a sventare un'incursione dentro di notte di 3 individui, non ho esitato a sparare a loro per farli desistere, sono stato indagato per eccesso di legittima difesa, mi hanno sequestrato l'arma. E mi sono trovato disarmato. Alla distanza di 3 settimane hanno potuto fare quello che hanno voluto perché ero inerme sotto tutti i punti di vista. Questo no, comunque non ha bastato a segnare la vita mia e della mia famiglia. Dopo qualche anno ho avuto un'incursione dentro la fabbrica con un comando di 8 persone, me li sono trovati davanti da solo e mi hanno sparato 70 colpi di Kalashnikov. Ringrazio solo Dio di essere vivo per la seconda volta perché avevo i 20 antiproiettili che mi hanno protetto la vita. Ho preso dell'incosciente perché dovevo chiamare le forze dell'ordine. Ma io i miei sacrifici, se non arriva nessuno, me li difendo da solo. Apriamo un punto vendita per dare lustro all'attività che facciamo e al paese stesso. 3 anni e mezzo fa, dopo 3 anni che era aperto, abbiamo subito una rapina dall'ex mala del Brenta, perché purtroppo ancora liberi di agire, asportando 1.200.000 euro, pagati poco più o poco meno di metà della compagnia assicurativa. Non abbiamo abbassato la testa, siamo andati avanti, abbiamo ricreato il prodotto, l'abbiamo rimesso dentro. Alla distanza di un altro anno, poco più, succede quello che succede. Quella maledetta sera mi accorgo dalla fabbrica cosa stava succedendo, perché era la fotocopia della prima rapina. Non ci ho pensato 2 minuti a partire e andare in soccorso della mia dipendente, perché ricordo che la rapina prima l'hanno portata via, l'hanno sequestrata per assicurarsi la via di fuga libera. È solo il pensiero che gli toccasse un'altra cosa del genere, cioè io non ci ho pensato 2 minuti, sono arrivato, li ho affrontati a mani nude. Solo in quel preciso istante mi sono accorto che ero armato solo della forza della disperazione, non avevo altro per contrastarli, però la forza e la rabbia era così tanta che non mi sono fermato. Di compenso mi hanno risposto con 2 colpi di Kalashnikov, uno mi ha schivato la testa, che questo sibilo me lo porterò fino al giorno che morirò, e l'altro mi ha schivato una gamba. Ho sentito solo delle grida che erano quelle di Graziano, mi diceva scappa, scappa, scappa che ti ammazzano. Se non c'era quest'uomo, io penso che la terza volta per me non esisteva. È stato subito indagato per omicidio colposo e per eccesso di legittima difesa. Io non ci ho più visto, forse è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ho capito la situazione che si era venuta a creare, non ho esitato un secondo a schierarmi a suo fianco per difenderlo a spada tratta,
con tutte le conseguenze che potevo incorrere, perché quando si tocca magistratura, giustizia in Italia sappiamo purtroppo come funziona. Quello che ho fatto l'ho fatto di cuore, l'ho fatto perché è ora che le cose cambino. È inutile che dicano che la magistratura ha fatto il suo corso, non è vero un bel niente che ha fatto il suo corso, è stata la nostra determinazione, la mia determinazione a difendere questa persona che ha portato che un anno e mezzo sia stata chiusa e stata archiviata del caso. È inutile che dicano, è inutile che dicano che la giustizia funziona in Italia, non sta funzionando, ci vogliono pene certe e regole serie, i delinquenti devono essere trattati da delinquenti, non devono avere più diritti, perché uno che decide di fare il delinquente non deve più avere nessun diritto. Noi cittadini onesti dobbiamo essere tutelati, le forze dell'ordine devono essere tutelate, legittimate a fare il proprio lavoro. Noi deporremo armi e rabbia quando avremo chi lo fa al posto nostro. Le forze dell'ordine sono adibite a farlo. Finché questo non avviene, noi ci difenderemo con tutte le armi da soli. Grazie.